consegniamo una targhetta alla famiglia con una maglietta ricordo. Pino Faga era un uomo che ha dedicato, diciamo, quasi tutta la sua esistenza ai ragazzi più sprovveduti, al calcio, ma al calcio come valore, ecco, proprio come valore, non proprio come calcio in sé, per stare vicino ai ragazzi. Quale ricordo più caro conserva lei di suo fratello? Io ricordo quando faceva il tè ai ragazzi, prima di ogni partita, ecco, se ne prendeva cura come un grande papà. E li correggeva con lo spirito di un grande papà, anche a volte la classica frase: ehi giovane, ma che ha fatto, ma che sta accumulando, ma ecco, cioè, io so di un episodio che ti raccontava, più episodi dove lui per esempio rimproverava i ragazzi, a volte li lasciava a piedi, no? per rimproverarli, per dargli insomma una educazione sua come un padre, dai. Poi magari dopo che li accompagnava a casa con l'aritmo e poi magari dopo un po' ritornava per vedere se effettivamente erano rientrati, e questa è una cosa che mi fa tanta tenerezza. Perché è una persona che ha dedicato la vita, ma nel vero senso della parola, è caduto malato, si è indebitato, ha chiesto aiuto a tutti. Secondo lei cosa ha perso il mondo calcistico crotonese con la dipartita di Pino Faga? Allora, credo che come comunque in un po' in tutti i settori, in tutte le in tante altre attività, e io penso, credo, poi non so, abbia perso l'umanità che Pino ha messo in tutto questo. Lui ha messo tutto se stesso con sincerità, così, senza secondi scopi, sbagliando. Devo dire molte volte noi stessi della famiglia, prima guarda che tu è troppo, cioè non puoi, qua e là, comunque lui ha dato anche troppo, devo dire, anche ai ragazzi, a discapito della propria salute, ma... Oh, quello che riguarda Galardo, esce il 3, chi entra? Nessuno, giochiamo in 10, che questi sono celebri come episodi. Se c'è un Dio sicuramente avrà aperto le porte della sua dimora a Giuseppe Faga, uomo di cultura sportiva e di generosità. Dai suoi gesti sono nate tante cose, così come l'amicizia fra i ragazzi crotonesi che coltivano l'amore per lo sport e la speranza che un domani i ragazzi stessi possano essere valorizzati per le loro doti calcistiche. A vincere la squadra GR Service, che ha battuto la Young Pizza in finale, mentre una targa è stata donata alla sorella di Faga dalla New Sporting Crotone, Coppa Disciplina alla Bobo Lucio Boys, Best Goal Corrado Maiolo, Miglior Giocatore Vincenzo Coluccio, Miglior Portiere Alessandro Viggiano, mentre il terzo posto è andato all'RV Ceramica, secondo posto Young Pizza e, naturalmente, GR Service ha alzato la Coppa al cielo.